Primo minuto, Borja Mayoral ruba palla al portiere, spara fuori. Quinto minuto, Borja Mayoral non finalizza il tiro. Doppio gol dello Spezia. 25esimo minuto, angolo tirato sul portiere. 27esimo minuto, tiro sul portiere. 28esimo minuto, cross sul portiere e controvia de Spezia. 30esimo minuto, Mkhitaryan fallisce un tiro davanti al portiere. Borja Mayoral non prende la porta e spara alle stelle. 31esimo minuto, cross sbagliato di Mkhitaryan e ultimo passaggio, sbagliato. 32esimo minuto, ultimo passaggio sbagliato. 33esimo minuto, ultimo passaggio sbagliato. 34esimo minuto, ultimo passaggio sbagliato. 35esimo minuto, Kumbulla sbaglia un disimpegno in impostazione. 36esimo minuto, cross completamente sbagliato. 37esimo minuto, Pedro smarca tutti, invece di tirare passa e sbaglia. 41esimo minuto, gol della Roma. 43esimo minuto, tre passaggi sbagliati a metà campo. 44esimo minuto, passaggio sbagliato, ultimo in attacco. 53esimo minuto, Borja Mayoral da solo contro il portiere sbaglia. Sempre nello stesso minuto, Bruno Peres sbaglia un disimpegno e regala il contropiede allo Spezia. 54esimo minuto, tre ultimi passaggi sbagliati. 66esimo minuto, Borja Mayoral sbaglia un rigore in movimento. 72esimo minuto, gol di Mkhitaryan. 75esimo minuto, ultimo passaggio sbagliato. 77esimo minuto, disimpegno sbagliato in difesa, tiro dello Spezia. 79esimo minuto, disimpegno sbagliato dalla difesa. 80esimo minuto, Borja Mayoral sbaglia un gol fatto. All'85esimo minuto, Borja Mayoral sbaglia ancora un gol già fatto. Tempi supplementari, 90esimo minuto, espulsi Mancini, Paolo Lopez. Sesto cambio, la Roma perde 0-3 a tavolino. Quello che succede dopo, sinceramente, non mi interessa. Quello che ho fatto qui è una lista di appunti che ho preso durante la partita. Più o meno dal secondo gol dello Spezia in poi, perché ero incredulo. Perché volevo capire se era una mia impressione il fatto che la Roma sbagliasse tanto, troppo, che giocasse male tanto, troppo, o effettivamente ci fosse del vero. Io seguo la Roma più o meno da quando avevo 10 anni. A lì arrivano i miei primi ricordi calcistici, un po' prima, un po' meno. Ricordo chiaramente per esempio tutto il mondiale del 2006 vinto dall'Italia e da lì più o meno comincio a ricordare con esattezza bene i campionati della Roma. Per cui dal 2006 ad oggi sono passati 15 anni. Io in 15 anni che seguo questa squadra non ho mai visto una partita più ridicola di questa. E io ho visto un 7-1 con il Manchester, un 7-1 con il Bayern di Monaco, un 7-1 con la Fiorentina in Coppa Italia, la finale con la Lazio di Coppa Italia, ho visto la partita con la Sampdoria, ho visto l'eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dello Spezia, appunto, di qualche anno fa. Ne ho viste tante. E dopo lo 0-3 a tavolino nella prima giornata di campionato, pensavo di aver raggiunto un nuovo limite a quanto di ridicolo io potessi vedere. Oggi, meglio ieri, questo limite è stato del tutto oltrepassato, massacrato, raddoppiato, distrutto. Ho visto una Roma scendere in campo e mai giocare. Ho visto in panchina un allenatore non capire assolutissimamente niente di quello che stava succedendo. Ho visto il capitano della Roma contare sulla punta delle dita il numero di cambi fatti. Ho visto l'allenatore dirgli non ti preoccupare, si possono fare 6 cambi. Ho visto un Edin Dzeko che dopo il 4-2 dello Spezia, che poi non lo Spezia, ma le riserve dello Spezia, perché lo Spezia è partito con 8/11 dei giocatori in campo non titolari.
con le riserve dello Spezia, ho visto dire Edin Dzeko al quarto gol subito dopo una doppia espulsione in 30 secondi, in che mani stiamo? Io penso che non ci sia tanto da dire. Sono le 16:28 del giorno dopo, 20 gennaio, e io ancora non ho visto un colpevole, non ho visto una dichiarazione della società che mi dicesse è stato colpa di questo, questo e questo, adesso verranno puniti. Io spero vivamente che quella di domenica sia l'ultima partita di Paolo Fonseca sulla panchina della Roma, e non perché io reputi Paolo Fonseca un cattivo allenatore, ma io, come penso tutti i tifosi di questa squadra, sono stanco di vedere oltraggiata una passione, di vedere oltraggiata una gioia di vivere una squadra, di veder oltraggiato un amore. Sinceramente non ci sono parole, solo vergogna. Fate tutti schifo dal primo all'ultimo, i giocatori scesi in campo, chi siede in panchina, il dirigente accompagnatore, che non si fa venire il dubbio che fare 6 cambi possa essere in un qualche modo o maniera non consentito dal regolamento. Perché poniamo anche l'astruso caso che la Roma fosse arrivata ai calci di rigore, tu questa partita l'avresti persa in ogni caso a tavolino. Noi di che cosa... cioè, io non capisco proprio... io leggo, ho letto tanto tra ieri sera e oggi, no? Ma non è niente da buttare, siamo ancora in corsa per il quarto posto. Cioè, che cosa stiamo dicendo? Qui devono cadere delle teste. Si deve trovare un responsabile, che sia nei giocatori, che sia nell'allenatore, che sia in un dirigente. Cioè deve essere qualcuno che deve avere delle colpe. Perché allora o è colpa di tutto l'organico, lo diciamo, basta. Guarda, siamo così. Ho letto di Roma, è una piazza che ti stanca, è una piazza logorante, è normale avere questi cali di pressioni, di attitudine. Ma non ci veni a Roma. Cioè, se tu sei un debole, messo che ci sia questo fantomatico problema della piazza, ma non ci veni, non ci veni. Che ci viene a fa? Poro cucciolo, te stressano. È normale, no, che poi giochi una merda contro una squadra che a malapena galleggia in Serie A, che ti manda in campo le riserve, e tu nell'arco di 90 minuti non riesci a chiuderla, subisci 2 gol nel primo quarto d'ora, non pregno del tuo risultato, poi ai supplementari 2 rossi in 30 secondi. Cioè Mancini, quando è uscito fuori dal campo, rideva con fare sbeffeggiante, no? Non è che dice porca mignotta sono un coglione, no? Con fare stizzito, ah ah ah, sto coglione di arbitro, ma pure espulso, pensa lui che coglione, lui. Paolo Lopez, che ha la tenuta psicologica di un castoro morto, azione dopo uccide l'attaccante nemico, ovviamente con una mossa di Taekwondo che neanche il miglior Zlatan Ibrahimovic. Di che cosa vogliamo parlare? Edin Dzeko che entra con le palle in mano, invece che con la cattiveria di fare 16 gol nei 5 minuti che aveva. E poi questi sono i risultati. Tutta una squadra è ridicola, indecorosa. E l'allenatore che a 45esimo minuto vede un Borja Mayoral che ti sbaglia categoricamente ogni occasione, lo toglie. Non me ne frega un cazzo che poi il ragazzo ne risente, perché tanto quella testa di cazzo tra 2 anni se ne torna a Madrid a fare panchina e essere venduto alla AZ Alkmaar. Non sta a Roma. Mancini, bello, il ragazzo di cuore, il ragazzo che ci tiene, il ragazzo che esulta, prende un giallo a partita. Non è un comportamento professionale, perché tu c'hai 4 difensori in rosa e tu ti permetti il lusso di prendere un giallo ogni singola partita, quando poi non un'espulsione come in questo caso, perché sei un coglione. Allora fatevi schifo tutti quanti, dal primo all'ultimo. Qualcuno faccia una dichiarazione il prima possibile per dire non ci sono scuse, adesso ripartiamo da questo, questo e questo, togliendo questi, questi e quest'altri elementi. La cosa ancora peggiore è che in tutto questo noi eravamo nel trentennale della scomparsa di Dino Viola, perché se quei giocatori in campo oggi prendono milioni, fior fior di milioni, perché la Roma tutto sommato in Italia ma anche in Europa è una squadra abbastanza blasonata, nel senso non è al top del calcio europeo, ma è un punto di arrivo per tanti giocatori, anche di buon livello. Non accoglierai mai i campioni, Cristiano Ronaldo, perché quello te ne esce uno ogni 100 anni, si chiama Francesco Totti, che gioca per te. Ma se la Roma è la società, la squadra,
che ha un certo appeal per diversi motivi, e di conseguenza tu, pezzo di merda, vai a prendere 6 milioni e mezzo l'anno, è perché Dino Viola un giorno ha detto basta, da oggi Roma, capitale d'Italia, diventa anche una realtà calcistica importante. E di chi è il compito di questo? Di un capitano, romano e romanista, che li prende nello spogliatoio. Sapete oggi che giorno è? Mortacci vostra? Quindi mo scendete in campo e strappateli a morsi, sti cazzo di liguri. Non quello che è successo oggi in questa partita. Io non ho parole. Non ho parole. Solo vergogna. Uccidetevi. Morite male. Perché se ognuno di quelle teste di cazzo che è scesa in campo provasse un decimo di quello che proviamo noi a guardare quello scempio, capirebbe che significa a Roma la Roma. E questo è un problema non solo nostro, di questa, è un problema del calcio moderno in generale. Per questo che tanta gente smette di seguirlo, è per questo che tanta gente, noi parliamo tanto delle TV pezzotto, no? Del perché guardi in streaming le partite. Perché? Perché io devo dare i soldi a questa gente qua, che gli importa più dei follower su Instagram, di quanti gol ha segnato a fine campionato, di uno che mi viene a dire io ho paura psicologica e da bambino stavo sotto le bombe di Sarajevo. Me coglioni, pensa se non ci stavi, era la fine, perché se sei uscito così pure con st'infanzia de merda. Una presa per il culo continua, Cristante, che dice non è tutto da buttare, dovete morire tutti, dal primo all'ultimo, dovete darvi fuoco tutti. Che devo dire io, oltre questo, quello che tutti pensiamo, vergogna. Ci sto qui, sempre Forza Roma, e basta. Fatevi schifo.